sanità si tribunò. La voce è ancora graffiata dalla bronchite. Francesco incontra la comunità nigeriana arrivata in Vaticano per incontrarlo. Volti giovani, molti consacrati. Una famiglia inclusiva a cui il pontefice ricorda l'importanza di rimanere aperti e universali, senza chiudersi in un isolamento tribale. Rischio drammatico in molte regioni del mondo, in particolare nell'Africa segnata da lotte interetniche. Il Papa incoraggia il dialogo e l'ascolto reciproco, indicando proprio nella diversità la ricchezza. Che la diversità di etnie, tradizioni culturali e lingue nella vostra nazione non costituisce un problema, ma è un dono che arricchisce il tessuto della Chiesa come quello dell'intera società, e conservare e promuovere i valori della comprensione reciproca e della convivenza. Il microcosmo nigeriano a Roma è un laboratorio di comprensione e convivenza pacifica, riconosce il pontefice, una comunità dove integrare, dialogare, valorizzare tutti a partire dalla propria identità. Un modello per un paese, la Nigeria, da tempo ostaggio della violenza di gruppi armati, terrorizzato dalla strategia dei sequestri, terreno di scontro tra bande criminali in cui militano anche jihadisti, da un commando a scopo estorsivo.